Ho detto al mister Galesio doveva essere sostituito, un fastidio a livello muscolare. Ha fatto stretching diversi minuti, poi l'ultima azione clamorosa quando si è andato a guadagnare un calcio di punizione e lì ho ricordato al mister via lo smoking e dentro la tuta da lavoro per dimostrare che questa partita bisognava necessariamente riportarla a casa. Salve a tutti, sì. Come ha detto il mister tutta la settimana, dovevamo venire qua e vincere, ci dovevamo fare una grande partita come squadra, lo abbiamo fatto. Sono estra felice per i miei compagni perché non meritavamo le sconfitte domenica scorsa, nemmeno Chieti, quindi sono molto felice per loro, per me stesso anche e per tutti quanti che stiamo lavorando molto bene. Attorno al 44esimo del secondo tempo ci ho messo la faccia anch'io dicendo ha fatto una giocata Galesio all'interno dell'area di rigore, si è guadagnato un calcio d'angolo che vale in questo momento più di un gol. Ecco, stai mettendo benzina nelle gambe e sono gambe che almeno una pesa come il sottoscritto. La verità che sì, abbiamo fatto un grande lavoro in ritiro, ancora lo sto accusando un po', ma la verità che io sono un giocatore che lascia la vita per le squadre, che se la squadra vince io sono il primo ad essere felice, quindi niente, come ti dicevo prima, sono molto felice, se la voglio dedicare alla mia famiglia, al mister, ai miei compagni soprattutto, ai due portieri che sono molto forti e che abbiamo tanta fiducia in loro. Allora, se due gol in questa stagione, ma sei entrato di diritto nel tabellino non solo a Chieti, perché ovviamente, scusami, perdonami, non solo col Matese, quando ti sei procurato il rigore che hai fatto calciare al tuo connazionale Banegas, ma anche oggi quel tuo classico movimento sponde aeree che rimpiange Corrado Urbano, dove sei fortissimo, il pallone per Ouali che poi ha messo il pallone in fondo al sacco. Quindi diciamo in quattro reti dell'Aquila è presente Galesio. Sì, mi fa molto piacere questa cosa perché abbiamo dei under molto forti, che faccio un gol Karim, per me è molto, mi fa molto bene, mi fa molto bene, però questa è una vittoria che ci deve servire per continuare a lavorare come lo stiamo facendo, il mister ci fa allenare bene e niente, voglio salutare a tutta la gente dell'Aquila che ci supporta. È un messaggio chiaro a chi forse ha parlato troppo presto. No, ma parlano di Messi, parlano di Cristiano Ronaldo, penso se non parlo di noi, quindi no, io sono un ragazzo che crede tanto in Dio, quindi lascio tutto in mano di lui e oggi mi ha accompagnato.